Segretario Ricci, siamo alla fase conclusiva di questo percorso congressuale. Che bilancio possiamo dare di questo quadriennio dell'attività della UIL di Foggia? Sicuramente un bilancio positivo, lo dicevo nella mia relazione. Abbiamo una UIL in un ottimo stato di salute, abbiamo avuto una crescita di numerosi iscritti ed associati, le nostre strutture periferiche funzionano molto, quindi un bilancio sicuramente positivo. Adesso ci aspettiamo anche dei contributi che verranno da questi due giorni di congresso, dei quali faremo sintesi e per noi diventeranno poi la strada maestra per proseguire in questo percorso che sta vedendo la UIL di Foggia essere una grande organizzazione sindacale nel territorio provinciale. Le principali vertenze per il prossimo quadriennio quali saranno? Ma ce ne sono diverse di vertenze. Noi intanto oggi stiamo rivendicando la necessità di riaprire un dialogo con le istituzioni locali. È evidente che per rilanciare il territorio e rilanciare questo territorio c'è la necessità di condividere le sinergie. Non si può vedere il sindacato o il corpo intermedio in generale come un ostacolo ai processi di sviluppo, ma forse insieme si riescono a coniugare poi e fare la giusta sintesi con le istituzioni, con il territorio, con gli imprenditori, e fare insieme un percorso che ridia slancio alla nostra provincia. Dunque, per concludere, una UIL che esce da questo quadriennio in perfetta salute, in perfetta forma? Sì, lo dicevo prima, ovviamente c'è da fare ancora molto e siamo qui appunto per fare questo.